Ciao a tutti ragazzuoli, bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi nuovo vlog dopo un po' di tempo. Oggi è 22, martedì, uno tra i giorni più caldi di questa estate. Porca troia ragazzi, si muore, ci sono 34 gradi qui. Sto andando a prendere un treno, sono le 3, quindi c'è il sole pieno. Sto andando a Riva Trigoso, sud della Liguria, posto in cui non sono mai stato. E praticamente ho scoperto con un mio amico di Milano, che avete già visto qua sul canale, Alessandro, a casa lì. Ho scoperto tipo ieri e stanotte alle 3:30 ho deciso di andare appunto da lui un paio di giorni. Sto pregando perché sul regionale ci sia l'aria condizionata, ragazzi, perché se no svengo. Controllate sempre tutti i vagoni, soprattutto quelli avanti, perché di solito se negli altri non c'è l'aria condizionata, in quelli c'è. Non ho idea di cosa faremo, ci sarà lui, so che c'è un suo amico e forse due sue cugine, quindi andremo all'avanscoperta. Scoperta stasera, so che c'è una cena e domani non so se andiamo al mare, si piglia il pedalò, non lo so, mi hanno accennato qualcosa ma a dire la verità non lo sanno anche loro, e in più comunque stanno facendo nottate lunghe come è giusto che sia in estate, quindi si alzano tardi. Vabbè, se andremo al mare andremo sicuramente sul tardi. Niente, bella ragazzuoli, ci vediamo quando arriviamo là. Raga, siamo arrivati, direi. Ovviamente il nostro amico Ale, come sempre, si fa aspettare. Ma come le signorine, lui non è da meno. Arrivano da lontano, come siamo caraibici. Manca la ghirlanda di fiori. Ma lo so, minchia, fa un caldo della Madonna. Come va? Bene, tu? Ciao. Come stai? Bene, te? Allora, dobbiamo rifarci un bel pezzo giù di là, perché non so se di qua si può scendere. Non ne ho idea, perché qua è Trigoso, non è Riva. Okay, e il paesino giù di là. Io di solito da spiaggia. Birrettina e poi spiaggina. Esatto. No, però Sestri è figa. Non sono mai andato neanche lì. È cittadina, però è molto carina. Piena di solito di milanesi e tutto. No, quest'anno è un ovunque. Po' morta. Quest'anno è un po' morta. Ma allora, quella che ho visto io, allora non so cosa ho filmato, perché era a terra praticamente. Sì, era a terra. E più avanti c'era, mi sa, un fazzoletto, perché vedevo una roba bianca, proprio fazzoletto. Qui ragazzi è successo quello che non doveva succedere, o è vero, mi sono dimenticato di asciugare bene il microfono dell'Insta 360 e l'avevo usato in acqua, quindi era rimasta dentro evidentemente una goccia d'acqua e così facendo l'audio è andato totalmente perso. Alla fine comunque ci siamo incamminati, da come potete vedere, e siamo andati verso il supermercatino per fare scorta di cosa? Ovviamente di alcol. Ma avevamo anche una fame assurda, almeno io stavo morendo di fame in tutta la giornata, avevo mangiato solo due tramezzini, quelli classici della stazione. Beh, poi ci siamo messi qua a decidere sul cosa prendere, anche perché pensavo di non prendere tutto oggi per non portarci peso, ma invece loro volevano prendere il più possibile per non dover tornare anche il giorno dopo, ovviamente. Fare un po' di scorta a casa, beh, piccola spoiler, così non è successo, siamo tornati anche il giorno dopo. Perché? Perché ovviamente anche avendo preso un sacco di roba è andato tutto per finire. Ero un po' indeciso se prendere due birre, poi alla fine mi hanno convinto a prendere anche una terza. Come sempre bisogna abbondare al posto che rimanere senza, no? Alla fine ho preso anche una boccia di vino. Why not? Questa era solo la mia parte, per così dire. Anche se poi sono andato a bere pure la loro. Come potete vedere, da qui ero ancora a contrattare col mio cervello per capire cosa, quanto prendere, sia per non esagerare nel bere, ma per non rimanere neanche senza. In questo buco nero invece c'è stata la serata che, ahimè, non ho ripreso totalmente. Raga, ieri dopo la spiaggia non ho più fatto vedere nulla. Siamo andati a fare aperitivo, a fare cena e adesso sono le 7 di mattino. Abbiamo fatto... Andiamo al Ciappadudu.
Sulle 7 di mattino abbiamo fatto aperitivo, abbiamo fatto cena e abbiamo bevuto tutta la sera in un locale. Poi siamo finiti a bere a casa. Hanno pensato adesso di fare la bella mattinata alle 7 di mattina, andare a fare una camminata in costume. Quindi non so dove vogliono andare, abbastanza KO, cioè il tipo che io non ho sonno, ma l'idea di camminare ore adesso è devastante. Comunque questa è la mia, come si dice, la... No, quando lasci, no, cazzo, corre pure. Sono le mie ultime parole, perché penso che morirò. Cioè, comunque ho bevuto cocktail, vino a manetta, birra. Ce n'è un'altra. E ora sono le 7 di mattina e vogliono andare a fare... Guarda, bello, bello, perché è bellissimo, Vogliono andare a fare non so quale camminata, non so dove, in quale salita. 7 di mattino, sbronzissimi. Fidati, smaltisci, fidati, non stai bene. Non sei abbastanza sbronzo qua. Parecchio già. Un po' di cruza. Adesso magari un goccio, intanto ormai morto per morte, quello è. Peggio di così. Vedremo dove andremo a finire. Filmiamo tutto, almeno filmerò la mia morte. Potranno incolpare qualcuno. Esatto. Ale, Roberto, compagnoma. Ciao, come stai? Pronti per il gioco? No. Cioè, stiamo andando a fare un percorso veramente. Ma ragazzi, lo fanno i vecchietti. Sì, ma i vecchietti, non in after. È la storia dei vecchietti, infatti noi stiamo facendo. In after. 7 di mattina, abbiamo bevuto tutta notte da ieri pomeriggio. Intanto fare Instagram stories. Ma faccio video sempre. Finché morirò, anche quando morirò, farò i video. Dentro! Il senso di coscienza. Sì. Infatti, quello è il senso di coscienza. Non fare questo alle 7 di mattina da sbronzi. Sbronzo? Sì, parecchio. Ok, allora è un altro discorso. Ve l'ho detto fino adesso. Beh, ma smaltisci. Cioè, guarda qua. Sì, smaltisco quando crollo giù. Attendo. Oh! Non è Instagram, è la videocamera. Toglila dalla tua vita. C'è la musica, è tutto copyright e neanche posso metterla dove c'è copyright. Pazzia alle 7 di mattina da sbronzi, questo sarà il titolo. Calare una montagna da ubriachi, titolo perfetto, raga. Se non mi fa, se non mi fa view sto video, vi picchio tu. Vengo a prendere ognuno che non hanno visto il video, vi vengo a cercare e vi picchio. Ma vai, è top. Guarda che top. Dove cazzo è andato? Boh, Andre! Raga, queste cose non si fanno perché sono pericolose. No, guarda, se no. Guarda davanti e non guardare il telefono. Ma non guardo, non c'ho il telefono in mano, è una videocamera, non lo sto guardando. Peggio. Veramente non fate mai ste robe. Ma le scarpe da. Madonna, stavo mettendo la mano sulla tenta lì che c'è il. È qua. Ah, ok. Cazzo, è andato su Andre. Dai, Andre. No, ma fatto più che ha voluto fare. Facciamo fatica noi, Siamo più ubriachi di te. Ah, tu ti hai bevuto acqua per ore, noi no. Esatto. C'è molto da non lamentarsi se sei sveglio dal giorno prima, hai passato una nottata a bere. Non fare un tragico. Abbiamo bevuto tutta notte, fino a stamattina, cioè fino a un mezz'ora fa stavamo bevendo al tavolo vino e birra. Tragico. La morte. Sarà bellissimo, arrivati, ma è la morte. Che cazzo abita qua? Cioè, serio? C'è qualcuno che abita qua? Spero abbiano un'altra via, perché... Ah, sì, sento macchine, quindi c'è un'altra via. Noi abbiamo fatto questa. Ciao. Siamo tutti insieme. Beh, se pensavate che siamo arrivati alla vetta, vi devo deludere. Eravamo troppo stanchi, soprattutto io, e quindi abbiamo deciso di tornare a casa, dormire, per poi svegliarci alle 6 di pomeriggio e andare a fare un bellissimo bagno.
Ragazzuole, alla fine stiamo uscendo. Oggi alla fine ci siamo alzati comunque tardissimo, non so se tipo alle 4 o alle 5 dopo la mega nottata. Siamo andati al mare, abbiamo fatto due bagni e poi siamo tornati a casa. Io stavo ancora uno schifo, abbiamo mangiato, ci siamo riposati e adesso stiamo andando alla baliera, no, a fare, non lo so, le feste quelle classiche di paese. Ci dica, che festa è? Cosa fanno? Festa dell'unità. Festa dell'unità. Festa dei vecchi. Sì, anche ciao, quella. Vecchi. Non so perché è partito il flash, ma va bene così. Ale super eccitato della cosa, vuole andare già a vedere i libri, vuole correre destra e sinistra. Guarda che bello sto ponticello, raga. Altrimenti potrebbe essere fatta. E niente, continuiamo a camminare. Penso che questo riflesso bruttissimo me lo dia la cover del telefono, che ha il coprilente che sminchia le immagini. Anche oggi, no, ho sminchiato le scarpe. Siamo in mezzo alle rocce, raga. E qua c'è un muro. Se mi ammazzo per fare il video. Fai piano che sennò ti imbalzi. Lì ci sono dei cadaveri. No, magari. Almeno qualcosa di interessante. Cosa cerchi? I sassi? Sì, io cerco i sassi. Sei stato così. Sei scemo, mangi i sassi. Lui li cerca. Esatto. Cercatore di sassi. Magari spera di trovare una collana d'oro. Sono tutti qua dove non c'è niente, nessuno, ma in realtà qualcuno c'è che stava anche divertendosi nel buio là. Infatti siamo andati lì proprio con le torce puntate pieni. Bel posto per venire a trombare, assolutamente. Ragazzuoli, buongiorno, scusate la faccia, ma sono stato male tutta sera e tutta notte. E già ieri pomeriggio non è che stessi proprio un granché. Sicuramente la nottata scorsa per l'esagerazione nell'alcol, il fatto di aver camminato poi la mattina sotto il sole, avrò preso un'insolazione misto alcol, misto congestione per le robe fredde, non lo so, tipo ieri sera poi ho iniziato a stare malissimo, ero tipo bordò in faccia, ero bordò tutto, emanavo tipo 80 gradi e poi avevo momenti di nausea e invece brividi di freddo. Pensavo di non sopravvivere, oggi sembra io stia meglio, ovviamente debole, anche perché ieri ho mangiato veramente poco e non ho neanche fame nemmeno adesso. E oggi mi aspettano anche 2 ore adesso di treno e un autobus per arrivare a casa e sono probabilmente già le 2 di pomeriggio e infatti volevo andare a fare il bagno stamattina che mi sono svegliato, ma poi ho detto meglio che mi recupero un attimo. Devo andare a svegliare gli altri due che ancora dormono e io ho già tutto pronto, loro no e sono qua da 10 giorni, quindi hanno un bel po' di roba. Infatti ieri sera conclusa non so con quale video, perché poi ero tornato a casa in collasso, loro erano usciti, io volevo uscire dopo un'oretta di riposo ma poi non ce l'ho fatta. Niente, nel caso vi faccio vedere qualcosa di oggi e basta, bella. Ragazzuoli, alla fine sono a Sestri Levante, siamo di ritorno, vacanzina di 2 giorni da Ale finita. Sono divertito, peccato per ieri che invece me lo sono un po' devastato oggi, infatti sarei voluto andare a mare presto, mi sono svegliato alle 10 ma come detto ero appena ripreso dopo essere stato male tutta notte e avevo un po' l'ansia di se andavo al mare sotto al sole cocente, questi giorni veramente è devastante, ci sono 38 gradi, non volevo prendere un'altra insoluzione o qualsiasi cosa avessi avuto e ristar male, soprattutto adesso che devo farmi comunque il viaggio, sono 2 orette di treno diretto, però comunque stanotte non riuscivo neanche a stare in piedi, raga. Vi giuro, sono stato veramente, veramente male. Capire cosa, da cosa era dovuto non si sa. Probabilmente insolazione. Però vabbè, è importante che adesso stia bene. Un po' debole, perché comunque dopo una nottata così. Si prende il treno, si torna a casa. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Spero di portarvene altri. Io amo fare vlog come sempre. Spero vediate qualcosa che sono sotto al sole anche adesso. E niente, ragazzi, lasciate tanti like e commentini qui sotto. Vi ricordo che trovate gli altri social, soprattutto Instagram e anche i miei vari TikTok. Però c'è TikTok ombra.cristian dove faccio il live tutti i giorni alle 15:45, ovviamente quando sono a casa in questi giorni non ne ho fatte. Se volete vedermi in live venite pure lì e che dire, nient'altro, bella.